la tattica di gara sta funzionando alla grande, nel senso che io adesso, fino adesso ho corso col freno a mano tirato e ora noi apriamo il gas. Tra la salita e la discesa vogliamo dire di darci dentro e recuperare più posizioni possibili. Quindi... Ciao. Ciao. Brotto, dovrebbe essere 71. Per qui. No, per me. Per me. Grazie, ciao. Buona gara, ciao. Facciamo un unboxing, vedere un po' cosa ci hanno dato. Vabbè, pettorali di gara. Una maglia. Però sembra un po' fatta bene, non di quelle cheap che danno sempre alle gare, almeno. Beh, la proveremo. E cosa c'è qua dentro? Un volantino. Vabbè, facciamo così. Ok. E... Ricola. Caramelle. E questo che dovrebbe essere... No, direi che è tipo un mini portafoglio. Vabbè, si sono un po' sprecati, ma l'importante è avere lui. Punzonatura. 14:45 dovrete transitare a località Brinzio, quindi dopo 7:45 di gara. Per 50 km... Voi siete pronti? Alzate le mani per l'ultimo saluto a Gavirate! Siete bellissimi! Signori, stiamo per partire! 3, 2, 1, via! Buona corsa, ragazzi! Zuccherino per abituarmi. Adesso c'è il pezzettino un po' più lucido qua, eh. Abbiamo finito un tratto abbastanza tostino, quindi giù vado verticale e è sono incredibili queste ASICS Trabuco 2 Max 2, davvero hanno una suola fenomenale, quindi devo scivolare quasi tutti o niente. Sono questa ASICS Grip, è davvero tanta roba, confermo. Siamo esattamente a metà gara, 25 km e 1550. Stiamo facendo questa discesa da un bel pezzo. Non dico essere tecnica, perché il tecnico è un'altra cosa, ma c'è un continuo sbriciolino, cioè sbriciolino, sassettini, c'è un rischio di scivolare altissimo. Vabbè, ringrazio che la giornata non è troppo calda, quello sì.
caldo giusto, sopportabile. Se avesse fatto veramente caldo sarebbe stato un bel problema, anche perché qua è molto molto alto. E niente, adesso dovrei arrivare al terzo ristoro e dopodiché facciamo la penultima salita di giornata. Vai. Prendo il chip. Grazie mille. A posto così. Grazie. Penultima salita di giornata. Questa è abbastanza semplice. Poi l'ultima dovrebbe essere anche più difficile. Sono appena uscito dal ristoro del 32esimo chilometro e la tattica di gara sta funzionando alla grande, nel senso che io adesso, fino adesso, ho corso col freno a mano tirato, nel senso che andavo via tranquillo, gestivo, eccetera. L'idea era di arrivare qua con ancora un bel po' da spendere e a questo punto aprire il gas. Adesso ci spettano 6 km di salita con 7-800 metri di dislivello, quindi vedo tutti che sono abbastanza morti e ora noi apriamo il gas e tra la salita e la discesa vogliamo dire di darci dentro e recuperare più posizioni possibili, quindi sono determinato. Eccoli i famosi gradini. E niente, saliamo i gradini. Wow, che spettacolo! Qua tutto il gruppo del Monte Rosa. E lì sotto, lì da qualche parte, c'è l'arrivo. Adesso sto facendo questa crestina, Forte di Orino si chiama, se non ho capito male. E poi si scende finalmente e la finiamo. Allora, non so se lo sentite, lì sotto c'è un elicottero. Purtroppo si è fatta male una ragazza e qui dobbiamo aspettare che se ne vada via l'elicottero. Siamo fermi tutti al Forte di Orino e vabbè, speriamo non si sia fatta nulla. E vabbè, diciamo che un attimo di pausa non lo butto via, anche perché oggi fa veramente caldo senza non far caldo. Speriamo non si sia fatta nulla quella ragazza, davvero. Forse è più importante ancora. Io credo che ho visto tanti sorrisi lungo il percorso, malgrado la fatica. Questo è un po' la. Vi racconto un po' com'è finita la gara. Come avete visto nell'ultima parte, ho ripreso veramente poco. Più che altro perché, come vi dicevo, ho voluto darci dentro, quindi ero abbastanza concentrato sulla gara. Purtroppo, come vi ho detto, c'è stato questo infortunio di questa ragazza che ha ricompattato il gruppo e ci ha fatto perdere un po' di tempo. E da quello stop in poi mi sono venuti veramente bei crampi. La giornata è abbastanza calda, dopo mezzogiorno è iniziato a fare veramente caldo. E niente, da lì ho fatto l'ultima discesa, che dovevo fare attenzione a come mettevo il piede perché mi partiva il crampo, quindi. Però in generale sono soddisfatto perché alla fine il tempo che è uscito è quello, è un buon tempo. Ho fatto meno di quanto sperassi, quindi sono soddisfatto. Non ho una medaglia da farvi vedere, non ce l'ha andata. Mannaggia a loro, ah, io volevo la medaglia. Niente ragazzi, detto ciò, se voi avete fatto anche voi, prima di tutto ringrazio tutti quelli che mi hanno riconosciuto e che mi hanno salutato, veramente. In alcuni casi ho fatto fatica a salutarvi perché anch'io in certi momenti ero alla cana dell'acqua. Però davvero, grazie mille. E come dicevo, se voi avete mai fatto questo trail fatemelo sapere, se eravate in gara fatemelo sapere
e nella speranza che vi sia piaciuto anche questo video, ci vediamo al prossimo. Ciao!